diventato lavorare, e piano piano hanno acquisito la fabbrica. Lui è la quarta generazione ed ha avuto da subito, da appena entrato, finita l'università, la passione per le penne, la passione per la storia e per quello che rappresenta la penna. Suo nonno cominciò, ai primi del Novecento, con l'importazione delle macchine da scrivere Remington in Italia. E lui era uno che non sapeva niente. L'imprenditoria italiana, quella geniale che si sposa così tanto bene con l'inventiva, è andata negli Stati Uniti, si è messo d'accordo con quelli della Remington, facevano arrivare le macchine smontate in Italia, si è inventato un'officina qui, le rimontavano e hanno cominciato a vendere. In più ha anche istituito la prima scuola di dattilografia in Italia. Ma questo perché? Per fidelizzare le persone, che dice: ma io sono stato a scuola da Lara, conosco quella macchina lì, quindi io che dovevo assumere una persona, una ragazza, un'impiegata, la prendevo e sapesse già usare le macchine. Quindi grande l'intuito, quello di fidelizzare le persone all'uso di una macchina. Questo è per quello. Il museo di per sé nasce all'interno della fabbrica. La fabbrica in realtà non è nata, si chiama Aurora per un motivo molto semplice. E io chiedo scusa, ma devo per forza parlare di Aurora, perché senza Aurora non esisterebbe il museo e non esisterebbe tutto quello di cui oggi noi possiamo parlare, vedere, e se anche magari non scriviamo, sono sicuro che dopo che farete una visita al museo, qualche cosa scatterà. Perciò la fabbrica Aurora nasce nella barriera più popolare di Torino, quella che guarda a est, verso Milano, e quella parte della città si chiama proprio Barriera Aurora perché al mattino da quella parte lì nasce il sole. E quindi anche la fabbrica prese questo nome che è dato dal quartiere, perché il fondatore Isaiah Levy, un ebreo di grandi vedute, potremmo dire, per paragonarlo a un personaggio di oggi, un Gianni Agnelli del periodo, un grande maglione per arte, è quello che ha sponsorizzato la nascita anche del cinema, anche il cinema è nato a Torino, come tale. E così hanno dato vita in via della Basilica, vicino alla Basilica di San Lazzaro, alla fabbrica Aurora. C'era una manifattura, loro confezionavano nella fabbrica iniziale, confezionavano le divise per l'esercito. E lì all'interno diedero vita all'Aurora. Durante il periodo bellico, cioè intorno agli anni 40, si spostarono, come fecero tante fabbriche torinesi, si spostarono, per esempio l'Aurora aveva dei magazzini a Cinzano e altri paesini nella periferia di Torino, per non correre il rischio di venire bombardati, perché tanto si temeva, si sapeva che si riusciva. E c'erano anche altre realtà torinesi che facevano penne, come la Stilus, come la Safis, tante altre, e anche loro avevano delocalizzato. Infatti io ho scoperto solo ultimamente che intorno a casa mia, nelle cascine, questi avevano ubicato la fabbrica. Cioè in Torino si sapeva che c'erano queste fabbriche, in realtà non c'erano. Anche Aurora si spostò in quel periodo e andò nella Basilica di San Giacomo, quella che era sulla via Francigena, era un ospedale gestito dai monaci benedettini all'interno dell'anno 1000, quindi è quasi 1000 anni che c'è quella struttura, e lì all'interno hanno cominciato a ricostruire la palazzina uffici all'interno del cortile di questa abbazia, e così è venuta fuori la Aurora. Inutile che vi parli della scrittura io, perché tanto ne parlerà Ernesto più diffusamente dopo. E andiamo avanti col museo. Il museo prende corpo all'interno della fabbrica. Andiamo avanti su queste cose che... Da seguo, io vedo cosa sta facendo lei. Mm-hmm. Ecco, ci fermiamo. Il museo prende corpo all'interno della fabbrica sfruttando gli spazi non più usati per la produzione delle penne. Perché negli anni 50, quando c'è stata la grande produzione, la vera innovazione di Aurora, per la nascita di Aurora, dell'88, che magari qualcuno di voi ricorderà, qualcuno l'ha avuta in dono con la comunione di sicuro,
la penna nera col cappuccio dorato. Io no, più vecchio, 88. Però 88 è nata nel 47. E c'erano 250 persone che lavoravano in quella fabbrica, adesso ce ne sono una cinquantina. Quindi ci sono avanzati degli spazi, delle strutture, che il signor Verona, Cesare Verona, ha pensato bene di adibire a esposizione permanente del segno, di quello che l'uomo ha lasciato a memoria di sé, ovvero un'impronta della mano sul muro, gli strumenti che hanno usato i Sumeri, gli Egiziani, i Romani, la penna d'oca, il pennino d'acciaio. E poi alla fine dell'Ottocento hanno cominciato con la stilografica e prima ancora con il solo pennino d'acciaio che serviva per ovviare ai consumi che aveva la penna d'oca. Adesso mi viene in mente che io ho dimenticato di portarmi lo strumento che permetteva di costruire le penne d'oca. L'ho proprio dimenticato. C'era uno strumentino vittoriano fatto apposta che con un semplice click permetteva di costruire il pennino che scrive con la penna d'oca con un colpo solo. E mi spiace, non posso farvelo vedere. Siete obbligati a venire al museo e non lo vedo. Natale è fatto apposta per farci invitarci. Ma non lo posso dire così pubblicamente. E questo, il museo poi si sviluppa in diverse sale. C'è uno spazio adibito appositamente ai bambini, perché i bambini sono lo scopo vero del museo. Quello che si è persa oggi è la manualità a ricostruire dei segni convenzionali per poter comunicare tra di noi. I bambini non lo sanno più fare perché non lo sanno fare gli insegnanti. Il problema vero non sono i bambini, sono gli insegnanti. C'è stata, come dire, una conduzione politica del corpo insegnanti in Italia per cui sembrava che togliendogli responsabilità gli si facilitasse il lavoro. Non è vero. Glielo abbiamo complicato per due motivi. Primo, perché loro non sanno scrivere e non sanno impugnare uno strumento per scrivere. Perché lo strumento per scrivere, esattamente come tutti gli strumenti tecnici, si usa in un modo solo. Non ci sono diversi modi. Noi possiamo cambiare la marcia dell'auto anche con i piedi, ma vi assicuro che con le mani si fa meglio. E viene meglio, non corriamo rischi. Scrivere anche la penna si impugna con tre dita, tre soltanto. E il pennino, esattamente come quello da intinzione, la penna d'oca e il calo, si impugna da più di 1000 anni nello stesso modo. Noi vediamo i bambini che impugnano esattamente un po' come quando li vediamo che impugnano le posate per mangiare. Se ci fate caso, guardatemi le strade, se ci fate caso vedete di tipo cazzuola, no? Oppure stranamente intrecciato tra le dita, mentre invece basta impugnato con tre dita così, anche così semplice. Quindi il problema vero non sono i bambini, perché io lo vedo quando arrivano al museo, sono, come dire, sono dei pezzettini di creta, come gli metti le dita loro imparano subito, in più sono anche entusiasti, proprio loro non si fanno incantare da cose strane, se tu gli dici guardate si fa così e viene meglio, imparano subito, e quando entrano si siedono per terra e cominciano a guardare tutti gli audiovisivi, i genitori devono forzarli ad andare via. Quindi il problema sono gli insegnanti. Di questo dovreste farvi carico voi, nonne, mamme, zii. Gli insegnanti che sono presenti. E gli insegnanti non lo so, ma se ce ne sono che mi ascoltino. C'è stato un consiglio dei quasi 30 anni fa. E quella pedagogia insegnava che fagli prendere lo strumento come vuoi, lascia la libertà. Destra, sinistra, centro. Non ce n'è ancora. E invece no. Invece c'è solo un modo per fare la pasta. Guardate le nonne, lo fanno sempre nello stesso modo. L'arrosto si fa in quel modo, il maialino arrosto si fa in quel modo, in bicicletta si va in quel modo, non ce n'è un altro. Quando poi tu hai, non so come dire, questo modo di fare le cose,
talmente incancrenito nelle tue mani che puoi disporre senza pensare, perché sono come le dita che vanno, allora puoi pensare di fare le cose più strane, le cose artistiche. Ma perché? Perché tu sei talmente padrone della gestualità che la gestualità non è più un tuo pensiero. Il tuo pensiero è il risultato della gestualità. Questo è un pennino da intenzione. E questa è una stilografica di ultima generazione. Dopo vi farò vedere anche com'è il funzionamento. Questa è una penna degli anni 70, Asti, disegnata da Marco Zanuso. Quando Marco Zanuso, vi racconto una cosettina simpatica, quando Marco Zanuso ha disegnato questa penna, in realtà non l'ha disegnata lui, lui l'ha firmata, ma non l'ha disegnata nessuno. Lui ha dato un cartoncino, un tubettino di cartone rivestito di carta stagnola e ha detto questa è la penna. Tubettino di cartone rivestito di carta stagnola. Poi l'azienda però, le persone che si occupano delle attrezzature, l'hanno ingegnerizzata ed è diventata così. È l'unica penna con i freni. Ed è l'unica penna che è cilindrica a guardarlo, poi in realtà non può essere cilindrica, altrimenti il cappuccio non può infilarsi dietro. Però per infilarsi dietro senza nominare la penna, i freni. Chi conosce la Astil, adesso qui purtroppo non ho un'altra fotografia, ma chi conosce la Astil? Quest'altra invece è una reinterpretazione della penna stilografica ottenuta con un pennino da intinzione del 1880, fatto funzionare come se fosse una penna stilografica oggi. E la penna è questa. Dopo la potrete vedere, potrete anche provare a scrivere. Per dire che in realtà non si è inventato niente di nuovo. Lo strumento è sempre lo stesso, esattamente come le mani. Quindi bisogna concentrarsi sulla manualità delle cose, sulla ripetitività di segni convenzionali che tutti devono capire. Esattamente come hanno insegnato a me a scuola a fare delle aste, dei quadrati, sempre con la matita si inizia, ma anche la matita va impugnata bene con queste tre dita. Uno sostiene e gli altri due guidano. Non c'è un altro modo. Fatto questo, la scrittura in sé ci renderà più ricchi. Perché? Perché ci insegnerà a fare dei segni convenzionali bene, inquadrarli in un foglio bianco, bene, in maniera esteticamente gradevole, e senza correzioni è ancora più gradevole. Questo ci insegna a ordinare le idee. In più, quando scrivi, non puoi fare come faccio io adesso che ogni tanto torno indietro perché non mi ricordo, ma sono obbligato a scrivere tutto in ordine. Non ho ripensamenti, non devo avere ripensamenti. Quindi questo mi aiuta a razionalizzare il pensiero. Guardate quante cose legate al semplice fatto di scrivere. È importantissimo. E poi c'è un'altra cosa, a questo oggettino io ci sono affezionato, che è mio, anche se l'ho comprato, ma diventa mio, perché nel momento in cui lo compro posso scegliere il colore, la dimensione, il modo di scrivere, il colore dell'inchiostro, posso anche avere dell'inchiostro profumato. E poi, ma vuoi mettere, scrivere un bigliettino alla fidanzata, ti voglio bene, alla mamma, quando vuole lo riprende e ce l'ha lì e lo riguarda tutte le volte e vede la grafia del figlio, del marito, del fidanzato. La grafia stessa ha un suo linguaggio al di là di quello che è il suo significato. Quindi ci stiamo perdendo una parte di noi stessi che è di un'importanza di dolore. Per me è fondamentale, non c'è, è quella che ci colora un po' la vita. Queste sono
altre penne attuali. Come vedete, dalle dimensioni che... dalle dimensioni e i colori, questi sono prototipi, non ci sono in commercio, ovvero sono prototipi per materiali, colorazioni eccetera, però la penna analoga esiste e si può acquistare. Come vi ho detto prima, l'Aurora esiste dal 1919, il comparto di Settimo è Torino, perché Aurora è in Torino, ma Settimo è alle porte di Torino, diciamo che non si capisce bene dove i confini, perché tra Settimo e Torino c'è ancora una lingua di terra dove ci sono degli esercizi eccetera, che è di San Mauro, che è un altro, ma è proprio una lingua che divide in due una strada. In quel comparto, durante il 1940-43, cioè il periodo della guerra, ci lavoravano circa 1500 anime che lavoravano sulle penne, ed erano tutti contadini che andavano a comprare a peso le lime fuori dalla Fiat, le lime che non servivano più, da cui costruivano gli utensili per costruire le penne. E lì è nato questo comparto pennofilo, pennaiolo, come vogliamo chiamarlo, che ha dato un po' la stura alla costruzione di penne in Italia. Tutto è partito da lì. In Torino c'erano tre fabbriche, c'era Facis, Stilus e Aurora, e poi da lì sono altre, tante altre boite, come si dice in Piemonte, piccole case che ci hanno preso. Il museo adesso è quello che dà corpo, perché lo vedrete anche nel cortile se venite, ci sono delle penne, delle statue di penne, sono enormi, sono così, proprio per identificare il territorio, tutta la provincia. È venuto durante l'inaugurazione a vedere questa cosa, e tutti si sono identificati, perché chi aveva il nonno, chi aveva la nonna, chi aveva la zia, chi aveva il parente, insomma, tutti quanti a vario titolo hanno lavorato nelle penne. Il museo è stato curato come costruzione, come riallestimento dall'architetto Carlo Alberto Rigoletto, ma devo dire che è solo quello che secondo me ha diretto i lavori, perché il museo riflette alla perfezione la personalità e la mentalità di Cesare Verona e di sua moglie, che lo ha molto aiutato. Nel 2017 il museo ha avuto qualcosa come 10.000, potete vedere, 10.000 e più visitatori, un migliaio di scuole. Io ogni tanto, non ci vado quasi mai, perché io ho allestito soltanto la parte storica, ho avuto, mi hanno fatto l'onore di farmelo fare, e per me è una parte di me, io ho collezionato penne tutta la vita, quindi è stato bello per me dare sfogo al mio divertimento, no? Di vedere queste penne. In più, adesso c'è il gusto e il piacere di vedere le classi, le scuole che arrivano e si meravigliano ad una cosa che dovrebbe essere di una normalità assoluta: scrivere oggetti di scrittura per i bambini. Dovrebbe essere una cosa... Io ho visto una scolaresca di 90 bambini, tutti della prima e della seconda, e vedere i visi meravigliati quando hanno potuto, perché c'è una parte del museo dove ci sono dei cassettini, i bambini possono avvicinarsi, aprire il cassetto pieno di penne, prendere e scrivere, e in più, a seconda di quello che vedono negli audiovisivi, possono ripetere. Quindi si siedono per terra, c'è anche una specie di grande tappeto con dei cuffi, possono anche sdraiarsi lì e scrivere. E i genitori e le mamme rimangono meravigliati dal vedere come i bambini vivono la propria giornata dimenticandosi dei genitori, e scrivono e chiedono come si fa questo, come si fa quello, come si può scrivere, come... La curiosità veramente fatta a persona. Officina della scrittura, come adesso ci pregiamo di definirla noi, è la cittadella della cultura, ci piacerebbe tanto che lo diventasse, ma vi assicuro che è una fatica enorme, anche perché gli insegnanti, mi piacerebbe tirargli le orecchie, però, gli insegnanti non si interessano di questa cosa. Io ho interessato,
insegnanti che stanno nel mio condominio. Gliel'ho detto, guardate, ho fatto questa cosa qui, mi farete piacere, vengo a farla, perché non faccio la guida, vengo a farvi la guida, vi accompagno volentieri per farlo. Sì, verremo, uno di questi giorni ne parliamo. Perché? Ho capito che insegnare a scrivere ai bambini comporta intanto un apprendimento, perché la classe insegnante di oggi non sa scrivere e non sa tenere una penna in mano. Quindi vuol dire che devono imparare prima loro e poi insegnare ai bambini. Ma esattamente come la politica, li ha allevati così, la nostra politica, la cosa di tutti, la politica non è una brutta parola, è la virtù di stare insieme, la politica non è niente altro. Li ha, come dire, è come se a me mi dicessero, guarda, invece di lavorare 8 ore al giorno, io te ne pago sempre 8, ma ne lavori 6. Per lavorarne 6 però, invece di, come dire, di farti fare questo lavoro te ne libero. Siccome adesso c'è il computer, puoi scrivere in stampatello, che è faticosissimo. Perché lo vedi come è scritto, poi i bambini, sì, scrivono in stampatello, ma andate a vedere le pagine come sono. Cioè da mettersi le mani nei capelli. E quindi gli ho facilitato il lavoro. È come se io facessi 2 ore in meno al giorno. Non sono obbligato a farlo, non l'ho fatto nemmeno io a scuola. Non mi interessa farlo, e perché dovrei interessarmene adesso? Però io sono sicuro che se fate un giro, la scrittura, io credo che anche chi non l'ha fatto, la voglia di reimparare e di riappropriarsi di queste cose, di perché è vero che delle volte non facciamo delle cose, ma solo perché non ce ne hanno parlato mai. Perché siamo figli di una ignoranza pregressa, di quelle di comodo, che in realtà non servono a niente, non ci portano a niente. Non so come dirlo, ma in piemontese si dice bene, ci impelandroniscono molto vivacemente. Ci fanno appoggiare la parte posteriore molto molto. Questo è il plastico fatto con i Lego dello stabilimento. Il museo si sviluppa in tutta quella parte superiore. In tutta la parte superiore. Sono circa 2500 metri quadri di varie stanze che sono interconnesse tra di loro. E vedrete, vi dico una cosa che a me piace molto. La zona lavorativa che si è chiamata da dove le donne montavano le penne è fatta da grandi finestroni. Chi ha fatto un giro in Svizzera avrà visto che ci sono queste grandi manifatture con delle finestre alte anche 5 metri e sono su entrambi i lati, normalmente sono esposte da sud a nord, in maniera da avere lo sviluppo della luce giornaliero, così non c'è bisogno di illuminare. E gli svizzeri in questo caso insegnano, le finestre sono rivolte sempre alla campagna, le mucche, le bestie, gli alberi, perché queste danno una grande serenità d'animo e ti aiutano a svolgere, come dire, con più serenità un lavoro ripetitivo, fatemelo dire, che solo le donne riescono a fare. Io ho lavorato un po' di anni, un pochettino, e non ho mai fatto quel lavoro lì, mi sono sempre occupato di macchine, sistemi di produzione e cose di questo, non ho mai pensato a quello. Però mi sono sempre preoccupato affinché le donne, che potevano essere mia moglie, mia sorella, mia madre, mia figlia, lavorassero nella maniera, come dire, più comoda e piacevole possibile. E per cui un lavoro prettamente femminile veniva svolto così, cercando di dare ad ognuno il massimo della serenità per poter lavorare meglio. Ecco, qui ci sono alcune immagini dello stabilimento fatte un pochettino. Questa grigia è la palazzina degli uffici. Queste sono due grandi magnolie. Una di questa magnolia è stata spostata di peso perché è stata costruita la sala espositiva in una vecchia manica del convento. Come vedete, qui si vedono i grandi finestroni. Alla base c'è la manifattura, nel piano di sopra si sviluppa il museo. Queste sono, all'interno del museo c'è anche una caffetteria molto piacevole che funziona anche da ristorante. Questa è la sala convegni dove avremmo potuto fare anche la serata come oggi. È illuminata con vari colori a seconda di quello che ci aggrada di più in quel momento. Questo invece
è lo showroom dove ci si può accomodare, scegliere il modello che preferiamo, provare anche a scrivere, eccetera. Questa invece è la biblioteca. Ah no, ecco, questa qui è la biblioteca. E sono tutti libri che trattano di penne, di storia di penne, di storia di case che costruiscono penne. Ecco, questo invece è un punto di comunicazione tra due ambienti del museo e ripercorre l'interno della penna con delle sensazioni olfattive. L'Aurora al suo interno, per via dei materiali, delle carte, degli inchiostri, aveva un suo odore particolare e qui è stato riprodotto. Quindi, questo è il percorso come se foste all'interno della condotta, che è lo strumento che porta l'inchiostro dal serbatoio al pennino, ripercorso nei colori e nello schema che c'è alla base, però avendo questa percezione olfattiva di quello che sono gli inchiostri. Quest'altra invece è la stanza, lo stanzone, che era la stanza più brutta dello stabilimento, era quella che veniva adibita, come si dice, a cimitero degli elefanti. Quando macchine dismesse venivano abbandonate, venivano depositate lì. Adesso è la stanza più bella che c'è. In più, qui vengono organizzate periodicamente delle esposizioni d'arte. C'è stata un'esposizione di vetri di Murano, c'è stata l'ultima esposizione della street art, cioè quell'arte figurativa che troviamo anche per le strade, e adesso ce ne sarà un'altra, che sarà tutte quante curate da Ermanno Tedeschi, che è un importante critico d'arte, e qui si possono anche prenotare gli ambienti e organizzare delle cene, e sono state organizzate molte, anche quella del circolo dello scarabeo azzurro del Museo Egizio, e dove tutti hanno avuto in dono una penna Aurora fatta apposta per il Museo Egizio. Segniamo questa.